Bentornato Columbia Man, da quanto tempo? Arcieri, tirare, scoccare. Costruisci miramento pascolo. Ecco il pascolo per i nostri cavallini. Eh sì, Columbia, te sei sparito per molto tempo. Però comunque bentornato, buon anno a te, perché ancora, diciamo, un mese di gennaio me lo posso permettere, quindi buon anno a te. Ti sei perso un sacco di live. Dica mezzo, signor Nick, ci sarà una guerra tra Roma e gli arabi? Sicuramente, sicuramente. Magari forse con gli etiopi no. Però sicuramente presto ci saranno delle guerre molto importanti da... Chi ostacolerà l'espansione di Roma, ahimè, avrà la peggio. Roma può costruire. E ovviamente la scelta... Allora, dicono per il distretto cittadino di costruire il granaio. Altrimenti potrei puntare racconti eroici e sviluppare un bel guerriero eroe che potrebbe darci un vantaggio in battaglia. Però non so se mi conviene. Sì, volevo proprio adottare i romani perché l'idea di far rivivere i fasti di Roma mi interessava. E poi comunque è un argomento molto comune tra noi italiani. Allora, salta ragazzi, punto nuovamente al colono, dai, che soltanto Roma può permetterselo. Ostia ancora è piccolina e non riesce. Ciao Teio, buon dì a te. Roma capomundi, infatti. Come va ragazzi? Per chi ha sto gioco, ragazzi, ricordo che possiamo farci delle partite live in multiplayer, quindi preparatevi, eh. Bastardi, per poco mi scappano questi qua. Lavoratori, lavoratori, lavoratori. Posso costruire una fattoria qui. Che bella fare, aspetti. Boom! Madonna ragazzi, che abilità sti lavoratori disgraziati. Ma adesso ecco cos'era ragazzi, ecco. Ecco perché ne avevo prima due e adesso è sparito pure l'altro. Perché quando fai costruire le fattorie, quindi magari nei territori non produttivi, sa fanno scompare, raga, scompaiono proprio dalla mappa. Sì, vabbè, andare con gli americani potrebbe essere anche interessante una partita con loro. Ah, comunque ce l'abbiamo tutti, raga, li ho presi tutti i DLC che riguardano tutte le civiltà, quindi non è un problema. Ah, era una particolare che non ricordavo, questo qua dei lavoratori, raga, e sono spariti. Per costruire la fattoria lo sacrifichi. E cacchio. Dovrò farle dei nuovi. E a saperlo non l'avrei fatto. Oh, è negativo con gli australiani, no? Proprio triste, sono ostili. Ora ti picchio. C'era un po' di tempo fa gratis su Epic Store, lì l'ho preso e mi è piaciuto molto. E anch'io. L'ho preso proprio da lì. Infatti, dopo tempo dico, ma io c'ho sto gioco, perché non devo giocarlo? Cioè io ricordo i fasti del quarto e del quinto, perché non provare il sesto, visto che è gratuito. Mamma mia, che... Quella perché non ho approfittato in tempo, ragazzi.
Che fa? Oh, lo perdo di nuovo un altro guerriero io. Quello l'esploratore ormai, ragazzi, è in giro per il mondo. Birnus, città-stato. Mogenjo Daro. Guarda caso, lo stesso colore, raga. Il mio esploratore si sta divertendo. Guarda che faccia contenta c'è il cagnolino pure. Dobbiamo crescere per forza, ragazzi. E te colpisci loro. Decimiamoli. Di solito io quando faccio gli attacchi o degli assedi, almeno nel 5 lo facevo con almeno 3 unità. Due che limitavano il movimento da parte dell'accampamento, tipo come adesso, che non ci arrivo. Ma porca di quella. Ammazzatelo. Eliminato. Sperando che non spawnano subito un'unità. L'ho preso pure Columbia Man. Ce l'ho Jurassic World. Io quasi tutti i giochi che ha dato Epic li ho presi tutti. A parte alcuni in 16 bit che a me non piacciono tanto, quel genere lì. Una cosa è giocare un 16 bit retro gaming, una cosa è che riproporlo adesso, nel 2021, ancora giocare con una grafica 16 bit. Una cosa è appunto tornare indietro nel passato, è una cosa riviverlo adesso con tutta la tecnologia che ci abbiamo, con l'hardware possente che mi ritrovo. Limitarmi a dover giocare a un 16 bit non è il massimo. Ragazzi, alla fine devo costruire sicuramente dei lavoratori, per forza. Vorrei eliminare invece adesso l'accampamento barbaro che c'è da questa parte, che è da 3 anni che è qui. Così da toglierli di mezzo. Avere una forza lavoro morte. Felice e coinvolta è importante quanto il profitto finale. Possiamo cambiare una politica, ragazzi. Questo diventa un'unità ridotto di 1 d'oro per turno, per unità. Esperienza la doppia unità di cognizione. Per tutte le città non mi conviene. A sto punto, ragazzi, puntiamo. Perché mi servono i lavoratori. Quindi un 30% in più per i lavoratori mi va a garbo. Svaghi e passatempi, tradizione militare, commercio internazionale, soltanto 9 turni, 53 turni e 12 turni. Fornisce tutte le unità, come detto, i bonus dovuti all'accerchiamento e al supporto. Noi dobbiamo arricchirci di tradizione militare. E da un po' che non ci gioca, ci vediamo, credo che oggi ci farò un salto. Lo sappiamo tutti che Nikron fa tendenza, ragazzi. Una volta che lo porta in live, tutti vanno a giocarselo. Quindi è risaputo. Fai bene comunque, è un gran gioco. Certo, magari non evita di fare maratona come ho fatto io, che praticamente ci impiega una vita per livellare. Che il gioco è molto più lento. Certo, è più bello perché te lo puoi gestire fino dai fasti embrionali della civiltà fino ad arrivare appunto ai giorni d'oggi. Chissà se esiste ancora l'accampamento barbaro, perché comunque ho i miei dubbi. Arrivati, guarda come che arriva. Oh, distruggo di nuovo. Abbiamo recentemente acquisito nuove conoscenze nella pianificazione urbana. Creare distretti cittadini può essere molto più fruttuoso della semplice realizzazione di miglioramenti come fattorie o miniere.
Grazie, tipa. Scrivere è facile. Devi solo cancellare le parole sbagliate. Spettacolare. La scrittura adesso ce l'abbiamo, ragazzi, e ci consiglia la vela. Giustamente abbiamo una città costiera adesso, ci conviene. Io ero arrivato al campamento per combattere questi di qua. Guarda caso, da costato spuntano i barbari, che se non li faccio fuori questi qua, mi fanno fuori di nuovo. Però per adesso mi devo difendere, raga. Magari loro li faccio tornare indietro e mi faccio supportare. Distruggeranno di nuovo la fattoria, sicuramente. Vedete? Mi ha distrutto la fattoria. Infami, infami! Come arriveranno, ragazzi, i nuovi arcieri, la musica cambierà. Eccoli lì, guarda. Ti bracco. In due stavolta. Minchia, ma non riescono mai a farli fuori, dai. Ma vaffanculo. Promozione disponibile, se ne parlerà al prossimo turno. Ciao, mamma Rosa Samasa, benvenuta. Promozione. Non lo beccano. Non lo beccano, maledizione. Quello era mezzo morto, porca di quella. Ciao Mirko, benvenuto amico di mezzo. Sì, sì, mi ricordo di te, ho visto che ieri giocavate nella chat vocale di Congueros. Benvenuto amico mio e buon anno a te, anche se un po' in ritardo, ma benvenuto in questa live. Stiamo attenti. Danneggiarli può essere utile. Il fatto che questi qua io non li becco più. Madonna, ma qua è pieno. Quello è morto, bastardo, sta scappando. Due turni per avere un'altra unità di arcieri. Benvenuto, grazie per il follow. Ammettici qualcosa, tu fai prima. Che nick assurdo, benvenuto. Cioè, esce fuori dalla barra. Questo scappa sicuro, quindi lo faccio fuori. Poi c'è l'altro che rimane nel mio territorio. Ok. Ma una promozione per i miei arcieri, no? Prossimo turno arriverà comunque un arciere, un nuovo arciere. Ma guarda, ci sei andato proprio. Il coraggio consiste nell'essere gli unici consapevoli di avere paura. Abbiamo sviluppato tradizione militare.
50% per la produzione di unità di cavalleria leggera, pesante, di epoca antica e classica. Per adesso non mi serve. 2 punti grande generale per turno, strategos. Vabbè, per adesso no. Non cambiare nessun tipo di politica. E sviluppiamo invece il commercio internazionale. Oh, ciao Guzza, benvenuto. Grazie mezzo, grazie. Porta gente, quanta più gente che puoi. Serve crescere. Sono arrivati gli arcieri. Li mettiamo subito all'opera, guarda. Ah, ostia! Gli arcieri vanno di moda, eh. Fanno tanto male. Dai che li beccate. Cresce Roma e cresce pure Ostia. E allora, stavolta dice di fare, consiglia di fare il campus. Ti dà un punto, grandi scienziati per turno. Scienza, madonna, incrementa parecchio. Conviene il campus. Dove lo facciamo il campus? Devo sacrificare qualcosa. 2 di cibo e 1 di produzione. Vuoi costruire un discreto campus qui? Sì. Ma che bello. Campus universitario nel 2500 avanti Cristo, ragazzi. Mi piace che un leader si circondi di un esercito potente. Menelik II, un etiope che già considera la proposta di esercito. Esercito potente, vabbè, ho 3 unità. Io ragazzi ricordo una partita. Allora, servono più abitazioni. Per continuare a crescere la città di Ostia ha bisogno di più abitazioni. Se la situazione non cambia sarà difficile ottenere nuovi cittadini. Ho capito. Dobbiamo fare le case a Ostia.